Quale miglior ospite osservatore al Mondiale di Primavera degli Under 23, che è il Gran Premio della Liberazione di Roma, del CT Marino Amadori? Buongiorno, benvenuto. Beh, buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito, grazie per essere qua, nel senso questa bellissima manifestazione non potevo non mancare perché è veramente uno delle nostre migliori corse che abbiamo in Italia e in più quest'anno devo dire la verità, abbiamo un mondiale di Glasgow che ha un percorso molto similare a questo Gran Premio di Liberazione con la sua planimetria e altimetria. Di conseguenza mi fa molto piacere essere qua, quindi è una prima verifica per i nostri corridori che vogliono vestire la maglia azzurra per il Mondiale. Infatti l'abbiamo vista prima che sulla start list ufficiale della gara che scatterà alle 13.10 degli Under 23 segnava un po' di nomi, cerchiava, faceva naturalmente. E quali sensazioni le dà questo inizio di stagione? Beh, penso che abbiamo fatto dei buoni risultati a livello internazionale e non posso non dimenticare il secondo posto di Buratti alla Ganwebe che prendo le corse all'estero. È il Busato che ha vinto la Liegi-Bastogliese con il terzo posto di Depretto. Quindi abbiamo dimostrato in più, anche nelle nostre corse qui in Italia internazionali, abbiamo dimostrato che siamo presenti. Abbiamo un bel gruppo di ragazzi che sono molto validi su certi tipi di percorsi. Adesso cerchiamo di prepararli al meglio per l'obiettivo principale che è il nostro mondiale. Grazie a CT Marino Amadori. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto.